gara che promette grandi emozioni, ricca di adrenalina, ovviamente. Torna protagonista il grande calcio targato EA Sports, squadre già schierate in campo, pronte a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Un caloroso saluto da Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniela Dani. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Si affrontano Sassuolo ed Empoli. Ci sono partite e partite, ma quella di oggi, secondo me, potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mi aspetto un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Può andare al tiro, chiamato in causa bene qui il portiere. Sfrutta la corsia laterale. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Per questo tiro della bandierina, il primo del match per loro. Il pronostico pende chiaramente dalla parte degli avversari, ma mai dire mai nel calcio. Consigli ha calamitato l'attenzione dei media in questa settimana. Si erano rincorse le voci sul suo possibile ritiro e ci ha pensato lui stesso a fare chiarezza, confermando l'intenzione di lasciare il calcio giocato a fine stagione. È arrivato anche per lui il momento di dire basta. E sicuramente questa è la scelta più difficile da prendere per un calciatore. Dopo una vita di sacrifici, allenamenti, partite, vivi fuori di casa, lasci un mondo che ti ha regalato comunque dei momenti indimenticabili per tornare alla vita normale. Avrà fatto le sue considerazioni e ritenuto che questo è il momento giusto per uscire di scena. Posizione di offside, doveva fare più attenzione. Insiste nella sua azione, se la cava nonostante il pressing. Lo supera benissimo. 1-0, risultato che si sblocca grazie a questo gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Chiamata al limite qui dell'assistente, ma era effettivamente oltre. Lo salta di netto. Prova a calciare, mettono a segno il più 2, il secondo in pochi minuti. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ci sta provando, e c'è la rete, attenzione perché dimezzano lo svantaggio. La messa al termine di una discesa irresistibile, mantenendo anche la giusta lucidità per battere il portiere. Gol del genere valgono da solo il prezzo del biglietto. Il punteggio adesso è di 2-1. Sfugge bene alla marcatura. Prova a far salire la squadra. Attenzione, grande possibilità. Una partita magnifica, impreziosita da questi 3 gol. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Saltato l'avversario. L'arbitro ha concesso il rigore. Chance da non sprecare se vogliono dimezzare lo svantaggio. Occasione fondamentale dal dischetto per dimezzare lo svantaggio. Supera il portiere con grande freddezza. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Intervento pulito, concede solo il fallo laterale. Si va avanti per la norma del vantaggio. Ottima la copertura. Intervento falloso, ci sarà punizione. Va via alla grande. Cerca il primo palo. Non riesce a allontanare definitivamente.
grande tempestività di questo intervento. Sfugge qui al difensore. Marin! Grande lettura, ha sventato il pericolo. Prima frazione che sorride agli ospiti che possono andare a riposo in vantaggio. Ancora poco da giocare. Il risultato riflette l'equilibrio che si è visto in campo finora. Nessuna delle due squadre è riuscita a imporre il proprio gioco. Hanno saputo sfruttare meglio gli episodi, ma la sensazione è che dovranno sudarsela per portarla a casa, eh? Ferrari. Fondamentale il difensore. Cambia il risultato intanto, andiamo in diretta sul match del Milan. Prima rete della partita per il Milan. Con questa palla punta la porta. Si comincia. Scarpa.
attraverso la porta. Occhio al contropiede. Hanno trovato subito il gol, partita già caldissima. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lavora di fisico qui, tentativo respinto. Tiro dalla bandierina corto. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Occhio all'avanzata. Dobbiamo rimangiarci tutto, azione che sfuma. È arrivata a 50 successi da quando allena, vorrà celebrare questo traguardo aggiungendo un altro sigillo. Occhio, qui era un'occasione grande questa. Palla in rete. Non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Entra sulla palla e esaurisce l'azione avversaria. Sbaglia la misura del passaggio. Manuel Locatelli. Porta via il pallone. Punta l'area. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Perde palla. Ha spazio per andare. Col pulito sul pallone. E questa è la reazione. Attenzione, la palla fuori in area. Portiere che allontana senza problemi. Allontana la minaccia. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Decisivo qui il portiere. L'arbitro aveva comunque fermato tutto per la posizione di fuori gioco. Si fanno portare via la palla, occhio. Suggerimento interessante tra le linee. Intercetta bene il pallone, possono ripartire. Manuel Locatelli. Ecco Berardi. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Berardi. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque il corner. Scambia corto sul compagno. Aia. Intervento comodo del portiere. Prova dalla distanza e c'è il gol. Incredibile, ma da dove ha tirato? Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Buono il contrasto.
c'è spazio per andare. Contrasto efficace nei 16 metri. Aspettato la conclusione, ha spinto bene, ma non era comunque un intervento troppo complicato. Il calcio d'angolo comodamente controllato dal portiere. Riconquista. Tutto solo, c'è pressing, deve allontanare, Mukoko, buono il pallone filtrante, riesce a tenerla in campo, attenzione, occhio al traversone, palla che resta lì e c'è la rete con una super sforbiciata, un gol bellissimo. Il replay mette a nudo le pecche della difesa in occasione del gol. Tutto è nato da cosa? Da una palla persa nella propria tre quarti. Una disattenzione che a questi livelli costa cara. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi. Laterale, nessun problema per la difesa che recupera, lo supera benissimo, ecco subito un altro gol e adesso è un vantaggio davvero importante. Il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria, un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio per questo replay. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Si andrà avanti ancora per un minuto. Ottimo qui l'allungo sull'avversario, ha rischiato il rigore e qui se l'è cavata molto bene. Squadre che rientrano negli spogliatoi al termine della... Squadre di nuovo in campo dopo l'intervallo, primo pallone della ripresa. Perso il pallone. Cerca la porta. Sta per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Non si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Sceglie il tocco corto. Altro giro dalla bandierina. Va con il tocco corto, capisce tutto e ferma l'azione. C'è spazio per andare.
mette in mezzo con questo pallone. Rete! È il gol del doppio vantaggio questo! E la regia ci rimanda all'azione del gol. Sì, da sottolineare il cross con cui hanno preso la sprovvista la difesa avversaria. Colpo di testa che ha infilato il portiere in mente. Si riparte sul punteggio di 4-2. Berardi. Manuel Locatelli. È in buona posizione. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Impeccabile lettura difensiva. È arrivata l'ufficialità che si attendeva. Frankie De Jong è un nuovo giocatore del Manchester United. Penso sia ha un'autostrada a disposizione. E c'è il gol per lui, è doppietta personale. La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni.